Io un dolcetto io me lo devo prendere, scusate. A voglia mangiare i spugni dopo. Alzi la mano, ti piace tantissimo questa che farò insieme. Questa è la fine del mondo. Cremosità, gusto, a tutto sto gelato. Mangiamo un pollo al forno così. È tipo un anno. Trovate qualcuno che ami il cibo tanto quanto me? Buongiorno e benvenuti nel Milano Food Porn. Vivo a Milano da ormai 2 anni. Ho aspettato tanto a fare questo video perché volevo conoscere i migliori posti in cui mangiare a Milano. E preparatevi perché in questo video ci sarà una lista di posti in cui mangiare infinita, soprattutto i posti migliori e più food porn. Ho fatto già tantissimi video a Milano, vi ho fatto vedere tantissimi ristoranti e posti in cui mangiare. Quindi oltre ad esserci posti inediti che non avete mai visto sul mio canale, ci saranno anche i migliori posti in cui ho mangiato in questi 2 anni. Quindi preparatevi perché sarà un food porn XXL che probabilmente dividerò in 2 parti, perché sennò uscirebbe fuori un video di 1 ora e mezza. Ah sì, ovviamente se volete supportare il mio canale e il mio lavoro, vi basta lasciare un like sotto questo video e iscrivervi al canale. E direi che ora che vi siete iscritti possiamo cominciare a mangiare. Dovete sapere che Milano, essendo una meta turistica, potete trovare tantissimi cibi non solo di Milano ma di tutta Italia, di tutto il mondo. Quindi questo video non sarà solamente cibo tipico milanese, anzi quasi per nulla, dato che di cibo tipico milanese conosco letteralmente la cotoletta milanese e il risotto allo zafferano. E infatti cominciamo dal sud, dai panzerotti di Luini. I panzerotti di Luini ormai sono un'istituzione milanese, dato che si trova di fianco al Duomo. Penso di esserci venuto già in tipo 2 video, però non fa mai male ricordarvi che i panzerotti sono un ottimo modo per cominciare la giornata, tipo colazione in questo momento. Da Luini quando vengo prendo sempre 2 panzerotti, uno al forno prosciutto e mozzarella e un altro fritto con mozzarella e salame piccante. Mangio talmente tanto e tantissime cucine differenti che probabilmente a fine giornata sarò l'uomo più contento al mondo. E dopo quello diciamo un pochino più fritto al forno, passiamo a quello fritto. Salame piccante, mozzarella e fritto. Io ho appena iniziato a mangiare, ma adesso voi sapete che se vi dà il Duomo il primo posto in cui andare è i panzerotti di Luini. Spostandoci per 4 minuti a piedi dal Duomo verso San Babila troviamo, vabbè lo sapete ormai, c'è Five Guys. Ma oggi non voglio farvi vedere il panino di Five Guys, voglio farvi vedere la cosa più buona che hanno, il milkshake che ti arriva tipo a 1200 calorie. Ciao. Allora, un milkshake, peanut butter, salted caramel, i pezzi di Oreo e il bacon. E ve la panna sopra? Certo, che sta dieta. Ho fatto la miglior versione del milkshake che possa esistere. Burro d'arachidi, caramello salato, pezzi di Oreo e pezzi di bacon e panna. Tutto questo cosa avrà 1200 calorie circa? Madonna, il burro d'arachidi. Quel dolce dello shake e poi direi quel pezzo di bacon tra i denti che fai... Spostandoci poi dal Duomo, entrando a via Torino, vedrete che qui di roba da mangiare se ne trova tanta, ma tipo tantissima. Penso di avervelo fatto vedere in 1000 video, ma vi rinfresco un po' la memoria. Spostandoci in una parallela di via Torino, in via Lupetta, ci ritroviamo all'antico vinaio a Milano. Purtroppo, essendo lunedì, oggi è giorno di riposo, quindi è chiuso. Ma l'abbiamo già visto in tantissimi dei miei video, sia a Milano che a Firenze. Infatti compare nel video sfida contro l'area della giusta, in cui portiamo a cena uno sconosciuto. Abbiamo mangiato qui all'antico vinaio, ma anche a Firenze. Nel Firenze Food Porn l'avete visto, è lo stesso antico negozio portato a Milano. Se avete mai provato una schiacciata all'antico vinaio, vi consiglio di venire qua a via Lupetta per provarlo. E sempre su via Torino troviamo Pizza, quella che nel video migliore versus peggiore pizzeria di Milano è stata considerata la miglior pizza di Milano, ma perché su TripAdvisor era la prima circa 1 anno e mezzo fa. Per chi si ricorda quel video, è un pochino vecchio, ma comunque la pizza era fantastica e rimane tuttora nella mia top 3/4 pizzerie migliori di Milano. Così come a Napoli, anche qui in Duomo, food porn significa solamente casa infante. So che ve l'ho fatto vedere in tantissimi video casa infante, però io un dolcetto io me lo devo prendere, scusate. 2 nuvole, una pistacchia e uno cioccolato. L'avrò fatta vedere non so quanti video, ma la nuvoletta ricotta e pistacchio, la nuvoletta ricotta e Nutella di casa infante è un'istituzione, sia per Napoli che per me, quindi devo prenderla anche in questo video. Oltre ad essere buonissima la sfoglia morbida, la crema dentro non è vera e propria crema, è una mousse di pistacchio ed è ovviamente super pistacchiosa. E invece questa con la Nutella è... comunque la Nutella è la Nutella. Di solito ho sempre preso il babà al pistacchio, ma sotto ho preso il babà con la Nutella sopra. Ah, guarda quanto bel rum che esce da sotto. Bello di Milano. Ti sposti dal Duomo, 4 minuti a piedi e ti ritrovi a Napoli. Andiamo a mangiare anche qualcosa di salato, va? Per i veterani del canale dovrebbero sapere che più di 2 anni e mezzo fa feci un versus food contro Maurizio Merluzzo in questo locale che si chiama Americas. E io su Instagram ho visto che hanno delle cose abbastanza food porn e devo dire che non ci mangio da quel giorno. Vediamo se la qualità è rimasta alta come me la ricordo di 2 anni e mezzo fa. Comunque la maglietta con scritto Milan non è messa così a caso, era tutto preciso e calcolato.
Sapete benissimo quanto io ami il tartufo e infatti la prima cosa che ordino sono delle patatine con l'olio di tartufo sopra. Vediamole. Buffa, l'odore del tartufo lo senti a distanza di, so, 20 tavoli, però c'è da dire che non è invasivo mentre lo mangi. Sale di tartufo, c'è quel retrogusto di tartufo, ma il sapore forte della patatina fritta resta. Questo qui è il ribs sandwich, che è il motivo che mi ha convinto a venire qui guardando una foto su Instagram, che sono costine di maiale risossate marinate in salsa barbecue e affumicate per 5 ore, pane bianco servito con patatine fritte. E ovviamente questo qui è con aggiunta di bacon e cheddar, per renderlo ancora più food porn. Diciamo che non ha ancora attraversato la linea del too much ed è esattamente sull'apice del food porn. Secondo me è sto coso che ci aggiungiamo delle cipolle caramellate, niente, la cosa più buona al mondo. A voglia mangia e spegni dopo. E poi ci sono le barbecue ribs, proviamole. Con le posate mi sembra difficile da mangiare. Non che il resto io l'abbia mangiato con le posate. Questa maiale è proprio buona. Anche questo locale, Americas, si trova qui di fianco a Via Torino. Sapete che se insomma vite a Milano, al Duomo, da mangiare c'è tanta tanta roba. Basta guardare i miei video, vi scrivete i posti. Poi mi raccomando, se venite nei posti che vi consiglio nei video, taggatemi su Instagram, io vi riposto magari. Vi rispondo, vi do qualche consiglio su cosa prendere dal menù. Sto provando ad arrivare a 300.000 follower. Potete aiutarmi? Non lo so, puoi andare a seguirmi. Ho mangiato tanto, ma non potevo non tornare davanti al Duomo per farvi vedere una delle pasticcere più famose e più buone d'Italia, dello chef pasticcere Igino Massari. Ho già fatto vedere Igino Massari in un video, però ho preso le uniche due cose che c'erano al tavolo che non avessi già preso: il tortino soufflé alla mela verde e quello con le gelatine di frutta. Con pezzetti di mela dentro. Come fanno i dolci italiani, non li fa nessuno. Ogni volta che faccio video food porn in Italia, come se mi elevassi ad un livello superiore di food porn. E però questa gelatina di frutta. Il dolce si chiama Italia, per via dei colori, immagino. Alza la mano, ti piace tantissimo pistacchio e fragole insieme. Quello alla mela verde è buono, ma questo qui, Italia, molto molto più buono. Fine al mondo. Questo era quello che mi spaventava nel fare il Milano food porn. Tanto, tanto, troppo cibo. E abbiamo appena iniziato. Ecco perché questo video verrà diviso in due parti. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, ma soprattutto accendere la campanellina, così che vi arrivi la notifica del prossimo video. Spostandoci dal Duomo per circa 20 minuti a piedi o comunque 5 minuti di monopattino elettrico, possiamo e dobbiamo trovare una buona cotoletta milanese da mangiare. Quindi vi ricordo, come ho detto già nel video, la miglior cotoletta di Milano. In terza posizione, ma non per importanza perché non ho parlato solo tre in quel video, avevo messo l'osteria da Brunello, una delle migliori cotolette milanesi di Milano, e posso dire che nell'ultimo anno ne ho provate tante altre. Come seconda al Matarelle, che come rapporto qualità-prezzo era leggermente superiore all'osteria Brunello. In più la cotoletta milanese del ristorante al Matarelle era fatta da una signora anziana che rispecchiava esattamente la ricetta con cui aveva iniziato quel ristorante, quindi c'era anche un po' di tradizione lì. E in più, come primo, non potevo non mettere il ristorante Trussardi della Scala. Chi ha visto quel video sa perché l'ho messa nella top tra le mie scelte, quindi è andato a recuperarlo. Comunque cotoletta milanese, osteria Brunello, al Matarelle e ristorante Trussardi della Scala. Ormai lo sapete che una delle mie più grandi passioni è il gelato. Penso di aver provato il gelato in tutta Italia e aver provato le migliori gelaterie in Italia. E vi posso dire che vi ho appena portato ufficialmente nella mia gelateria preferita a Milano. Da adesso, dopo che vi ho detto che è la mia gelateria preferita a Milano, penso la riempirete. Si chiama Artico Gelateria Tradizionale. Qui troviamo i miei due gusti preferiti: pistacchio salato e mascarpone con crema di pistacchio croccante. Questo pistacchio salato è attualmente quello che preferisco in tutta Italia. Sta fino al mondo. Cremosità, gusto, a tutto sto gelato. Se uscite con una ragazza per Milano o con degli amici e volete fare bella figura, portandovi a mangiare un buon gelato la sera, Artico Gelateria Tradizionale. Non ne farete mai più a meno. Comunque voglio dirlo, quando si parla di gelati posso dire di averli provati in tutta Italia. Avendo studiato un po' come viene fatto il gelato e tutto quanto, mi sento di potervi dire che questa gelateria è nella mia top 3. È nella terza posizione delle migliori gelaterie in Italia. Infatti farò un video sia per quanto riguarda le migliori gelaterie di Milano, sia per quanto riguarda le migliori gelaterie di tutta Italia. Ho spoilerato così?
Vabbè, continuiamo. Dall'ultima clip sono passate tante ore, anche perché sono andato in palestra, ho voluto smaltire un pochino le calorie di oggi, ma ora ci dirigiamo direttamente alla prossima tappa. E per cena non potevo mangiare una di quelle che adesso è attualmente una delle mie pizze preferite a Milano, Pizzeria da Marghe, qui vicino Corso Buenos Aires, e questa pizza è proprio la pizza che mi riporta a Napoli, quindi volevo farvela vedere in questo video. Se non si fosse capito, siamo in tre e abbiamo ordinato come antipasto delle polpette al sugo la stracciatella, che è all'interno della burrata da mangiare col pane, una bufala, una pizza con l'anduia e una salamio di cinghiale e cacio e ricotta. L'ultima volta che sono andato da Marghe era una settimana fa e ho preso esattamente le stesse cose. Qui è compenso dell'indicazione. La polpetta è la fine del mondo. Ma no, quanto si farà sentire questa dopo? Se venite da Marghe e non prendete la burratina, io mi offendo. Salamino di cinghiale e cacio ricotta, passata di pomodoro San Marzano DOP, fior di latte di acherola, salsiccia stagionata di cinghiale artigianale, cacio ricotta del Cilento, basilico, olio extravergine d'oliva bio. A faccia un cazzo! Ma il cinghiale è la morte sua. Allora, diciamo che io sono romano e non mi ritengo un esperto nazionale di pizza, però qui di fianco ho un napoletano. Prova e dimmi se non è la miglior pizza che hai mai provato a Milano. Vai. Napoli apprezza, condivide. Napoli apprezza e condivide. È arrivata anche la seconda pizza. Andiamo al taglio della pizza con l'anduia. Oh, un po' di piccante ci voleva oggi. Ecco, questa è la perfetta unione tra la Campania e la Calabria. La perfezione. Ultima, ma non per importanza, da Marghe vi presento Sua Maestà la Bufala. Dovrei sapere che io sono un fan della pizza napoletana per l'impasto. L'impasto di questa pizza si porta proprio alla pizza di Michele a Napoli. Merita davvero tanto questa pizza. Ti ha fatto trovare un pezzo di Napoli, un pezzo di cuore anche a Milano. Manca solo il sole. E visto che l'altra sera quando siamo venuti ho provato il tiramisù ed era molto buono, ho deciso di riproporlo anche qui nel video. Questo è buono. Buongiorno, è arrivato il momento di fare colazione e da buon romano ormai adottato milanese non posso che non venirmi a prendere un maritozzo da Gelsomina. Gelsomina si trova a fianco a stazione centrale, sono circa 5 minuti a piedi ed è famosa per i suoi maritozzi, in questo caso un maritozzo con crema di pistacchio. La prima volta che provo un maritozzo non a Roma. Costa 4,50€, ma minchia quanto è buono il maritozzo con la crema al pistacchio. E da romano posso dire che merita. A Napoli c'è la pizzeria da Michele, storica pizzeria napoletana, che è lì da sempre e quindi è un punto di riferimento per i napoletani. A Roma come locale storico abbiamo Solarella, che è lì da sempre e sa che sarà sempre un punto dove andare a mangiare una buona carbonara. Ma in questo caso siamo a Milano e a Milano abbiamo Giannasi dal 1967. Lo troviamo nel cuore di Porta Romana e qui potete trovare ogni sorta di tipologia di pollo, dal pollo allo spiedo, dal pollo al forno, dal pollo fritto. Vediamo un po' cosa ci mangeremo alle 11 di mattina. Ovviamente la Giannasi e non te la fai una coscia di pollo. Mangiamo un pollo al forno così da tipo un anno. Cioè buono. Essendo io molto molto goloso mi sono preso anche delle polpette di pollo al forno. Proviamole. Troppo magre per i miei gusti. Buone, eh? Molto speziate, molto saporite, ma mancano un po' di food porn. Ecco perché abbiamo preso anche la sua versione più food porn, il pollo fritto. Si dice che il pollo fritto di Giannasi possa far diventare credente un ateo.
Cioè, è quasi un pollofitto leggero, ma comunque super sozzo. E che ve lo dica a fa? Milano food porn, mica spicci, eh. Certo, è comunque il pollofitto alle 11 di mattina dopo un maritozzo capanna. Comincia a farsi sentire già prima mattina. Per il prossimo locale in cui stiamo per andare a mangiare un buonissimo dolce, anzi, un buonissimo gelato, ho semplicemente cercato l'hashtag Milano food porn su Instagram. Ho visto questa cosa e mi sono innamorato. Quindi la prima volta che lo provo, così come voi. Ci troviamo da Gelo Pie, torte e gelati a strati. All'interno troviamo tantissime tipologie di gelato che vengono messe sul cono, ma la particolarità è che sono gelati e torte fatte a strati. Per esempio abbiamo preso due coppettine con gelato dentro, che sono fatte per esempio questa qui con strati di amarena, nocciolo, cioccolato, bianco e croccante. Si chiama Quando ero piccolo e rappresenta più o meno la rivisitazione del croccante all'amarena che mangiamo da piccoli. Ovviamente ho preso anche quello col pistacchio, che si ha 7 pistacchio e sono 7 diversi strati di pistacchio, croccante e cioccolato. Proviamo. Io direi di assaggiare subito quello che rappresenta il croccante alla marena. Eh sì, è il vecchio croccante alla marena. Sai esattamente, il croccante alla marena rivisitato in forma di gelato. Non stecco, ma sciolto. Dolce con un pizzico di amaro e aspro. Fine del mondo questo. Buono, buono, buono. Non ero mai venuto qui. Siamo in zona vicina a City Life. E ci tornerò. Proviamo quello al pistacchio. Ci prende tutti gli strati fino alla cioccolata fondente sotto. So esattamente cosa mi ricorda. Il gelato ai tre tipi di pistacchi di Casa Infante. Uno dei miei gelati preferiti al mondo. Mamma mia, quanto è buono. Poi col pezzo di cioccolata sotto, che te lo dica fa? Mamma mia. Amanti del pistacchio, penso che in questo video vi ho fatto trovare il santo graal del gelato al pistacchio. A tanti strati. So benissimo che pochi clip fa vi ho parlato dell'antico vinaio qui vicino al Duomo, però non l'avevo mangiato, quindi sono venuto a recuperare mangiando un bel paio di schiacciate. Carpaccio di manzo e crema di tartufo e stracciatella. Mamma mia! Spero vivamente che in questo momento voi stiate mangiando come me, perché sennò mi sai che vi sto facendo rosicare. Mortadella e pistacchio, è buona. Siamo arrivati al momento dell'ultimo cibo che mangeremo in questo video. Ma ovviamente questo video sarà suddiviso in due parti, perché a Milano c'è talmente tanta roba da mangiare che chiuderlo in un solo video era impossibile. Sarebbe durato 50 minuti questo video. Quindi io ho già la mia lista di posti dove andare a mangiare a Milano. Ma se voi volete consigliarmi qualcosa nei commenti, scrivetemi qua sotto dove mangiare a Milano, dove non ho mangiato in questo video ovviamente. Ma soprattutto, se vi va, io ve lo chiedo sempre, per supportarmi, lasciate 100.000 like per il prossimo food porn di Milano. L'ultimo cibo che andremo a mangiare in questo video potete trovarlo al centro di Arese e al Bicocca Village, nuovo, aperto da pochissimo. Stiamo parlando di Bamburger. Ve l'ho già fatto vedere in altri video, è il panino che ha preso spunto da Shake Shack ed è una delle cose più buone che possiamo mangiare qui. E come al solito ho preso il mio preferito, il Crispy Smoke Burger, solamente che stavolta ho aggiunto un'altra fetta di carne, quindi non è tripla carne ma quadrupla, cipolla fritta e insalata. E qui di fianco qualcosa di molto speciale, cioè le patatine dolci e Nutella con zucchero sopra. Questo ho provato l'altra sera per la prima volta, sono alla fine del mondo e non potevo non portarvene il Milano Food Porn. Perfetto, carne succosa al punto giusto, super saporita, è una carne molto molto qualitativa, molto più alta degli standard ormai dei fast food. Bacon super croccante, sposa benissimo insieme al cheddar e alla cipolla, tutto in questo panino è perfetto. E poi che vuol dire, fa il bun, pane morbido con farina di mais. Da quando l'ho scoperto da Shake Shack ho sempre cercato solo esclusivamente fast food che avessero questa tipologia di pane. Porta l'hamburger su tutto un altro livello. Vuoi ricordare una frase che dico spesso sul mio canale? Quando è fritto e quando c'è la Nutella è perfetto. In questo caso le patatine dolci con zucchero e Nutella sopra sono quanto di più food porn potevamo chiedere per concludere questo video. Potete cercare su tutta YouTube, in tutto il mondo, ma trovate qualcuno che ami il cibo tanto quanto me, potete cercare ovunque. Cioè, io mi emoziono quando mangio cose così buone. Avete mai pianto per il cibo? Io sì. E come sapete, girare i food porn è la cosa che preferisco di più in assoluto. Non solo perché sto facendo la cosa che mi rende più felice al mondo, cioè mangiare, ma soprattutto perché vi do delle informazioni, vi porto a scoprire posti che magari anche voi di Milano non conoscevate, così come è stata a Roma, Napoli, Bari, Lecce, Pescara, in tutti quei posti in cui ho fatto dei food porn che non conoscevate prima. E ragazzi, a me avete dei posti in cui andare a mangiare magari il fine settimana con i vostri amici o le vostre fidanzate o con chi sia. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale e supportare il video. Ci vediamo nella parte numero 2 del Milano Food Porn. Vi aspetto, quindi mi raccomando, scrivetemi dove andare a mangiare e mi raccomando, godetevi la vita. Questo è il mio modo per godermi la vita, voi fatelo come volete. Ciao, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.